Basta. Basta. Adesso basta. Basta. La risposta basta. È boom. Basta. Basta. Guardate che c'è dietro. No, sempre no, sembra un Pokémon. C'è sempre. Perché verremmo bannati stasera, molto possibilmente? Stasera la situazione è molto greve. Come cazzo lo giustifichiamo mo sto titolo? Però c'è la soluzione. C'è la soluzione, se lo dico io. Sell. No, no, prego, posso dirlo? Certo. Non posso dirlo, sennò veniamo bannati. Ah, ecco, vedi, c'è sempre la non soluzione. Però in realtà c'è una cosa. Come cazzo dopo. Ti è permesso, social dopo. Di infamare un nostro caro amico? Che schi... Chi? Livio Marconi. No! Marconi con la I. Marconi. Come la fermata del metro. Ma Guglielmo Marconi. Come la metro B. Madonna, Livio, per una volta Livio che Marconi. Ti tributano, manco il nome beccano. No! No! Proprio sfigato, poveraccio. Marconi. Ma magari ce l'aveva con un'altra persona proprio, un può omonimo. Essere, può essere. Uno Livio Marconi. Livio Marconi che nato, non c'entra niente. No, in realtà... Social boom proprio ferocemente si è scagliato contro Livio Marconi, gliene ha dette di cotte e di crude. Ma che cazzo stai a dire? Ma per quale motivo? Ma adesso sono curiosissimo. Dissing in live tra social boom e Livio Marconi. Penso sia il peggior dissing che abbia mai visto nella mia carriera. Addirittura? E tu ne hai visti, Simo. E ne ho visti di cotte e di crude. De grotte e de crotte. Ma allora andiamo avanti. Guerra tra goblin e virgola ci interessa. Ci interessa incredibilmente. Allora. Tranne Masseo. No, no, ma se non che salviamo nulla. Dall'essere chiamato Goblin. Povero Edoardo. Il coming out del messo ci ho azzeccato. Sono un genio. Bruttissimo. No, non hai azzeccato un cazzo. E anche se fosse on fire. Questa cattivo. Reazione è decisamente. Mamma mia, di cattivo gusto, fuori contesto. Stupida. Di tutto, c'è cioè, proprio la merda. Guarda, vedi. Ma ah, per sì, me sì. Sarebbe stato peggio sì, se ci avesse azzeccato. Capito? Grazie, cazzo, Nick. Nick 910N ti ha fornito 100 dindini a LRE. Gli ho fatto sapere che lo stai blastando. Ha risposto che è Livio Marconi. La morte sì, è entrato da me. Livio! Oh. Guarda. Gliel'ho segnalato, guarda. Livio muore dentro. E glielo abbiamo segnalato in mille. Sì, è entrato da me in live l'altro giorno, però va bene, lo sa benissimo chi sono. Non gli interessa che tu non fa più male tra virgolette di lui, perché è meno spect, però... Ma magari ti do un consiglio social. Io non parlerei di te se tu non facessi cazzate. Tu ti sei ripulito la fedina, hai fatto quella cosa con Anna vergognosa, hai fatto un sacco di porcate nella tua carriera e ci sta, per carità. Ti sei ripulito la fedina con il fatto di Elia e ci sta. I pianeti si sono allineati che nella sfiga hai avuto comunque fortuna. E tu dopo 3 giorni non paghi il conto, vuoi rubare lo scontrino, vuoi rubare i soldini a chi non ha lavorato in live. In live, essendo fiero di quello che ha fatto, e poi ti hanno pure beccato, sei tornato. Comunque sia, scusami, se Livio è inutile, non ha competenze e non ti interessa il suo punto di vista, perché devi bannare tutti quelli che parlano di Livio? Tanto è inutile. Che te frega. Ma perché Social Boom sta bannando. Sta dissando Livio. No, stava bannando chi di chi diceva il suo nome, mi sembra di aver capito. In chat di Vabbè, è legittimo però. Cioè, come ha fatto con noi, cazzi suoi, la chat sua, se vuole fare la sua live, ci sta. Sì, sì, Nick. 910N ti ha fornito 100 dindini a LRE. Ah. Sto giro me lo merito il video. Un po' spaventato. Ho fatto partire io di lei putiferio donando 100 bit dicendo che la sono rilassatissimo. Quando ho con la mia simpatica personalità cuore rosso. Ci costringe a blastare te. No. Ma com'è possibile che partiamo a vedere un video per difenderlo e finiamo per blastarlo? Ho il potere del goblin. Sai che non ho capito, mi sa che stavo distratto. Che ha fatto? Che è successo che dovete blastarlo? Tutta una gimmick del finto tranquillo. Perché non l'ho captata la cosa, no? Ora sembra che sia per pensare. Ora faccio una mossa che farà capire che sono rilassato. Sì. Fammi un po' vedere, sì, perché non stava a fare attenzione. Mi ha messo sì, sì, 910N ti ha fornito 100 dindini a LR. Sto giro me lo merito il video. Ho fatto partire io di là il putiferio donando 100 bit dicendomi che la stavi blastando. Quanto contento che ho regalato con la mia simpatica personalità cuore rosso. Nick voleva solo creare dissing. No, voleva solo il VIP. Voleva solo il VIP. Ha fatto tutto il VIP. Va bene. Basta.
Basta. La risposta basta. È stata boom. Basta. Guardate chi c'è dietro. No, sempre no, sembra un Pokémon. C'è sempre. Ma raga, secondo me sembra. Siamo noi che lo vediamo dappertutto. Oddio, come che Bob paura di Pixels, che sta dietro al divano. È incredibile. È poi c'ha la skin da meme. Poi non è che sì. Dici stai in live normale accanto a lui, sempre nascosto, sì, sempre che spunta fuori. Lo devi trovare tu, capito? Sì. Sembra uscito da un anime sbuca. Giapponese. È un osservatore col parrucchino. Sempre di soppiatto lo vediamo sbucare, è assurdo. Cazzo sta roba, perché la gente purtroppo non sa fare un cazzo nella vita e deve trovare hype parlando di me. Quello qual è il problema però? Dai, che la gente che sei. Social boom che dice che gli altri parlano di lui perché non hanno una vita. Social boom. Che una cosa farina. Vabbè, pure non saper fa un cazzo nella vita è relativo, insomma. Ma sì, ma che vuol dire? Non mi sembra che pure social boom spicchi per abilità tecnico-pratiche. No, ma lui è un imprenditore, sì. Imprende. Dio santo. Imprende. Lo prende tanto. Vabbè, comunque fa sostanzialmente ride, se va a vedere. Andiamo. Però, che buffone. Si sta comunque scagliando contro un nostro caro amico. Ma sì, vabbè, ma... Ma a prescindere, sì, cioè... Mi porta capre bocca, guarda. Beh... volte è ancora più stupida, perché basta che un coglione di 12 anni scrivi in chat chissà cosa sta pensando lui, la stessa cosa che ha pensato comunque, Edoardo. Sì, comunque France, il microfono sta dall'altra parte, così non ti sentiamo. No, diglielo un po'. No, ma non lo sento. Noi siamo qui, fa l'effetto cattivo del 007 sta... quando si rigira. Coglione di 12 anni scrive in chat tizio X ti sta blastando. Ma a me che tizio X mi sta blastando cosa mi cambia? Cioè, ho un ufficio a Milano, guadagno, sto bene. Ancora che va sulle insicurezze. Incredibile, ma c'è un'insicurezza cronica. Sto ragazzo, sta cosa, guarda, cioè, al primo sentore di una possibile critica deve tirare fuori i soldi. Cosa Milano, ma chi ti sta di che sei morto di fame? Pare che ogni minima critica debba sminuire il suo intero valore come persona. Ed è una cosa nella quale mi rispecchio pure, quindi per questo gli dico take it easy. Uè ciccio, c'ho l'ufficio a Milano, cioè non è che ogni cosa, capito, io c'ho questo, c'ho quello, vabbè, abbiamo capito, te sta di niente. Bellissima ragazza, me la vivo bene, ma secondo voi che mi sta blastando un quindicenne in cameretta, ma non è quindicenne lì, che abita ancora con i genitori, ma che... non è vero, non abita con i genitori, ma non ha 15 anni, abita con John Boy, che è peggio. Però preferirebbe abita con i genitori, però non è così. Poi non ha 15 anni. Cazzo me ne frega, ma che cazzo me ne frega, io stasera mi vado a mangiare il sushi con la mia team e con poi i miei amici. Sta dicendo esattamente l'opposto di quello che pensa. Ma cosa me ne frega a me? Non mi interessa, certo, davvero niente. E intanto si altera. Non mi interessa niente. Non mi interessa, ma non mi interessa. No! Non me ne frega un cazzo. No. Basta, ti lava la maschera. No, no, non me ne frega un cazzo. La faccia. Che cazzo me ne frega che mi sta blastando il tipo? Domani mattina mi sveglio e vado a Venezia con la mia tipa. Che cazzo me ne frega che si sta... Adesso guarda quello dietro, raga. Quello dietro come comunque... sta pensando, ma a me che cazzo. Me ne frega. Io spero che stia su Twitch a vita, perché non potrei fare a meno di un clown del genere. Avete visto? Che mi sta blastando. Ma che cazzo me ne frega che mi sta blastando? Abita ancora con i genitori. Sta gente, no, che cazzo me ne frega che mi sta... Ma pure se fosse, immagina essere svegliati da social boom che si lamenta, dicendo che non si sta a lamentare e non è arrabbiato. Ma questo ha detto... A me che me ne frega, sai che cazzo me ne frega a me? È quello che sta pensando l'amico peruviano, non mi ricordo se era... Grazie Milf Guardian. Stando. Ma secondo voi è una mia priorità? Se lui lo vuole guardare è libero di farlo. Purtroppo l'errore lì è stato mio, che non ho fatto buttare giù subito il video. Amen. Basta. E ora qual è il problema però? Qual è il problema adesso? Che voi avete appena dato hype a una persona che non sa fare un cazzo. Capite il problema? Cioè, se questa persona oggi non parlava di me, faceva i suoi soliti 100 spettatori. Invece adesso, per colpa vostra, che lo avete spammato in tutta quanta la... Che è Livio, ma lui pure parla sempre degli altri. Ha detto che era passato sul suo canale prima. No, perché prima diceva un ragazzino dei 15 anni. No, però c'è Livio che ha detto: guarda, che mi conosce perché è passato da me, quindi sa chi sono. Così ha detto Livio. Poi io che cazzo ne so. Mi sembra? Forse si riferiva a uno in chat, magari, che ne so, dei 15 anni. Spettatori. No, prima dico. Però è strano come discorso, come hai esposto. Ha detto uno che sta in cameretta dai genitori, che 15 anni, che me blasta. Vabbè.
Vabbè, l'ha detto ovviamente per provocarlo, per insultarlo, ma che, cioè, pur sapendo che non è vero. Ma 15 anni. Nessuno, eppure se fosse, però, mandi solo in confusione. Grazie, certo. Alessandro. Per colpa vostra, questa persona sta facendo dei numeri. E più questa gente vede che fa i numeri parlando di me, più lo continuerà. Cioè, esattamente il tuo percorso fino a mo, Socialboom. Non per di niente, legittimo di farlo, però insomma. Un po' di autoconsapevolezza. So tutti spendaccioni con la carta di credito dell'altri. Se dice nel 2021. Io la sapevo diversa. Ma la sapevi? Sono tutti... Ah, no, no, no. Ah, sì, quello. Sono tutti social boom. Vabbè, ho detto la stessa identica cosa e mi stavo quasi per commuovendo. No, finisci. No, No, no! No! Con... Ma qual è il detto? Hanno suonato. Sono tutti social boom con Le views degli altri, che ne so, com'era? Ma il detto originale era sono tutti brave persone, no? Sì. Con il culo degli altri. Con la coscienza degli altri. La coscienza di Zeno. Di Zeno. Cos'è? Ma cos'è oggi? Sono tutti video con i prank degli sono altri. Sono tutti brave persone con la coscienza di Zeno. Bellissimo. Andiamo avanti per cortesia. Perché voi quando fate così siete peggio delle scimmie. Le scimmie, vabbè, tutti i meccanismi basici ci arrivano. Dicono ok, io parlo di lui, la sua chat, la sua parte tossica della chat mi spamma il nome. Che succede? Che poi chiaramente tutti quanti lo continuano a fare e la persona si fa pubblicità. Basta raga, dai. Facciamo così, guarda. Chat solo abbonati e chi lo scrive viene sospeso per un giorno. Facciamo così, dai. Purtroppo non riuscite a capire queste meccaniche di base. Ognuno decide come moderare la propria chat. Assolutamente. Sì, ma infatti chi è sta di niente? Proprio perché ha detto il nome di Livio in chat. Tipo, Livio sta parlando di te. Non mi pare una chat tossica. Vabbè, dai, Livio da fastidio. Ci sta che ti dia fastidio. In una chat da qualche centinaia di spect vedete spammato il nome di un altro streamer. Magari vedete cali di spettatori. È umano. Cioè non... Magari no, tu sai il nome. Ma proprio altro. Oggettivamente ha fatto bene se spammano. L'abbiamo appena detto. Ma in generale. Ha fatto bene. Ovviamente. Questo sì. Le cazzate che ha detto su Livio. Sono cazzo, non hanno senso. Nominare questa persona. Non ho detto, non fate scimmie a chi, perché non è che ho parlato di te nello specifico. Se ti senti coinvolto è perché evidentemente allora lo sei. No. Se tu hai nominato questa persona e hai detto oh, si sta blastando, vai a raccare, l'hai spammato 10 volte, poi io ho detto che non mi interessa. Dai, chat sono abbonati. Almeno se dovete rompermi i coglioni mi date sti 5 euro della sub o il Prime. Almeno una cosa positiva, guarda. Se invece... Perché cos'è? Qual è il discorso? Quando potete rompere i coglioni a gratis, lo fate. Quando bisogna pagare qualcosa per rompere i coglioni, ma... poi io lo fate. Quindi risolto il problema. Chi ne parla viene sospeso e bon. Pazzesco. C'è modo e modo di informare. Ho già risposto dicendo che non mi interessa. Basta. Io posso capire, dici, ne sta parlando Omi, il cerbero, qualche streamer veramente grosso, no, che ti può dare veramente problemi, perché sono streamer con 10-20 mila persone in live, capito? Tu mi dici, guarda, ne sta parlando Grenbaud, ne sta parlando Omi, ne sta parlando il cerbero. Dico, ok, devo un attimo controllare la situazione, perché non gente con 8-9-10 mila spettatori. Ma che ne parla uno che fa meno numeri di me, che non sa fare nulla di specifico, se ci pensi, perché non ha competenze specifiche. No, raga, non è che cazzo me ne frega. Che solo l'immaginario che si mette a guardarci, c'ho pure me crollare il soffitto in testa. No, ma non rompete i coglioni in generale, raga. No, veramente, no, evitate. Ormai i nostri abbiano capito, diciamo, negli ultimi mesi non ho più sentito robe. Ah, i vostri mi hanno fatto, spero che, insomma. Puoi parlare di lui solo se fai tanti spettatori, ha detto praticamente, cioè. Greve alla fine. No, ha detto non me lo scrivete. Ah, non vuole che glielo scrivano, solo se glielo scrive, cioè se ne parla un canale grosso. Che gli frega grosso. Solo se okay. È gente con tanti spettatori. Rilevanti. Però, vabbè, cazzi su. Gli rode che Livio, che fa meno spec di lui, abbia ragione. Perché pensa solo ai numeri. Ma che cazzo me ne frega? Ma quanto può essere il mio grado di interesse secondo voi? Io ero sto un attimo in relax, adesso arriva la mia tipa, poi andiamo io e lei Future con gli altri a mangiare il sushi stasera. Ma che cazzo me ne frega che una persona con 100 spettatori mi sta blastando? Manco fosse, che ne so, un critico d'arte e io un artista. Cioè... Ma porta rispetto, tu che cazzo ne sai? Ma chiunque sia, poni l'orecchio. Se sta dicendo delle cose sensate o meno, che differenza fa il numero che ha sotto? Fa differenza solo nel game del clout, di tutte quelle stronzate lì. Ti interessa solo di quello, va bene, vuol dire che sei disonesto intellettualmente. Contento te. In effetti.
No, non giudico le persone per rispect, li giudico per le competenze che hanno. E questa persona non ha competenze per me. È una persona che nel settore non ha un briciolo di carriera e sta provando a rompere i coglioni a uno che è da 3 anni e mezzo che è nel settore con numeri abbastanza alti anche. Quindi secondo me non ha innanzitutto le basi per poter criticare qualsiasi cosa io faccia. Può esprimere una sua opinione, non è che la sua opinione è rilevante. È chiaro che parla come spettatori perché le vede come ipotetiche persone che potrebbe pensa male che... di lui, dagli contro, scrivegli e tutto. Ha messo in mezzo un Grimbot. No, ma pensa che è iniziato da poco Livio, da quanto, da come si è espresso, mi pare. Pensa che sta pure da poco su Twitch e fa pochi spettatori. Vabbè, comunque, cretino totale.